Dom Gregorio Penco, OSB. Il monaco e il mondo contemporaneo. Abbazia San Benedetto, Seregno, 1996. Un segno dell'attuale interesse per i monasteri. Una guida. I monaci verso la Chiesa e il mondo. La Chiesa verso i monaci. Il mondo verso i monaci. Una moda? Miserere nobis. Se è vero, come è vero, che il monaco per la sua vita di silenzio, contemplazione e preghiera è messo in condizione di leggere un po' meglio i segni dei tempi nell'oscurità della storia, questo contributo di Don Gregorio Penco ne costituisce un po' la premessa, offrendo alcuni punti di riferimento indispensabili per una tale lettura. Infatti, i monaci non vivono su un altro pianeta, ma come dice la Costituzione conciliare Gaudium et Spes, a riguardo di tutta la Chiesa, sentono e devono sentire sempre di più la propria compartecipazione alle gioie e alle sofferenze dei propri contemporanei. L'autore, pertanto, con le capacità che gli sono riconosciute da tutti, affronta il sia pur difficile compito di definire caratteri, tendenze e mentalità di quella realtà così multiforme che è il mondo contemporaneo. Se la vita del monaco è in qualche modo simbolicamente assimilabile a quella del gufo che legge nelle tenebre, il lettore potrà facilmente rendersi conto del valore della diagnosi esposta da Don Penco, da 50 anni a questa parte, attento testimone e interprete della realtà monastica, soprattutto italiana. Il testo qui pubblicato raggruppa alcune conferenze tenute dall'autore in una comunità monastica femminile. L'appendice contiene la consueta nota bibliografica che offre la possibilità di ascoltare esperienze diverse e complementari su un tema di attualità per eccellenza.